Ragazze. Sentite quest'audio e aspettatevi una serata sorprendente, perché per me fino ad ora lo sono state tutte. Buonasera a tutti, bentornati a Demon Souls. Demon Souls 4K 60 Smooth FPS. Emulato da Dio con le impostazioni evolute che abbiamo trovato anche grazie ai mod e ai vari test che ci hanno portato a non avere la minima perdita di frame rate, è tutto una figata colossale e sorprendentemente quello che mi emoziona di più in assoluto è che grazie all'interazione insieme stiamo per la prima volta senza cercare guide online o avere interazione con ciò che è fondamentalmente l'internet, qualcosa che comunque non ho mai fatto per Demon's Souls. Mai, al di là di una volta in cui appunto scoprì con voi insieme allo spirito della riscoperta il glitch della duplicazione delle anime e così via, ecco le tendenze. Allora, adesso io mi vado a ricercare un momento il post del ragazzo che stiamo utilizzando quasi fosse un santino, perché comunque secondo me fa parte della storia di questa serie, di questa esplorazione. Per me insostituibile dell'originale rimasterizzato, perché è una rimasterizzazione quella che stiamo facendo, ovviamente un pochino automatica e forzata, però allora. Perfetto, adesso mi risalvo il testo, così evitiamo di fare caos. Molto bene. Ctrl C, Ctrl V. Tutto pronto per il top. Buonasera a tutti, benvenuti. Grazie come sempre dell'emozione quasi isterica che abbiamo quando cominciano queste serate. Io sono iperattivo perché se non faccio così svengo, visto anche quello che sto facendo in questi giorni con l'effigie. Ma ragazzi, prima che escano le console, uscirà il video. È l'obiettivo che mi sono posto quando l'ho cominciato nel 1984 e finalmente, ora che è quasi finito il contenuto, posso dirvi: manterrò la promessa fatta. M. Ico. Oh, grazie. Grazie, mi ha dato un aiuto per correggere una piccola particolarità grafica della mia pagina Twitch. Gentilissimo e Hype Train. Di livello 5? Che cosa è successo? Grazie. Livello 4, livello 4, grazie. Amby Lora, benvenuta o benvenuto. Allora, io adesso ho il documento pronto. Diminuisco un po' lo zoom. Abbasso il volume. È comunque un Souls. Sabaku torna fra noi. Allora, sappiate che a fine serata Demon Souls ho intenzione serissima, livello 5, grazie, di parlarvi delle prossime dirette e vi garantisco una cosa interessante: le prossime dirette citeranno PlayStation 5, Serie X, la 9th Gen ed embarghi. Quindi stay in touch. Allora, adesso noi abbiamo fatto un sacco di cose in realtà precise nella scorsa live, no? Quindi noi abbiamo fatto anche appunto la quest della Makoto. Quindi ora noi come siamo messi con le tendenze? Stonefang Tunnel, Tower of Latria. Sono finite. Il Boletarian Palace credo sia in Pure Black adesso. Mentre, perdonatemi, adesso quello che dobbiamo fare è continuare con i mondi. Semplicemente continuare con i mondi. Non credo ci sia altro da fare. Fatemi sapere se mi manca qualcosa o sto fraintendendo il nostro percorso, perché ci tengo molto al fatto che sia preciso. Ma credo che ora si debba.
Sapete cosa potrebbero fare? Nel remake, per semplificare la comprensione delle tendenze, far cambiare le Archstone, cioè rendere visibile una forma di illuminazione o corruzione, purificazione magari, in base alla tendenza. King Alant led Boletaria with a round table of brave knights. The royal twin Fangs, Valifax and Bure. Alfred, the knight of the tower. Metas, the knight of the lance. And the brave tribesman, Longbow Ulan and his fearsome legions. But today, Boletaria is an abysmal mess. Valifax was lost, and Bure slipped through the fissure, never to be heard from again. All the rest, along with Boletaria, have been devoured by the fog, and will soon be prey to the demons. The Boletarian knights are no longer. But perhaps our age will see the rise of new heroes, such as yourself. Interessante sentire questi nomi. Molto. Metas. Io non ricordo di aver mai sentito Metas nelle mie precedenti partite. But perhaps our age will see the rise of new heroes, such as yourself. Thanks to you, I was able to seek refuge in this nexus. Now I stay here and pray, along with my disciples, for the heroes facing the demons. If you wish for benevolent protection in your fight against the demons, then bring me demon souls. I will cleanse them and perform a miracle with their power. Alfred sarebbe il Tower Knight. Metas è il trapassatore e Olan è Phalanx. Huh. Quindi sono stati trasformati dal potere dei demoni. Cioè il motivo per il quale lasciano Demon Souls loro una volta sconfitti è che la nebbia li ha... Ah, Astraea of the Valley of Defilement? I'm not sure. But Saint Astraea of the West was accompanied by the knight Garl Vinland. She would never turn to evil with that upstanding knight to guide her. Surely it is mere slander. Sadly, the weak are prone to such backstabbing. I tre cavalieri li trovi anche come Black Phantoms in 1-4. Ok, prendo atto, cioè starò attento. E uno dei ragazzi che ha donato Bit mi ricorda di ricordarvi che esiste il gruppo Telegram dei subscriber, dei fellers. È vero che non lo dico mai, sapete come sono fatto. Vito, the Moonlight Knight, Rissaia of Istarel, and Selan Vinland. Many honorable knights have ventured into Boletaria in search of the Valley of Defilement. The vicious rumors about Astraea offend our most basic sense of respect for God's name. However, none of these great knights has made it back. Could it be that the wretched valley is so infested with grime that even our Lord's voice does not resonate there? Or perhaps it is the fate of those left behind by God. God. If you truly are a disciple, then you must have a talisman in God's image. Heavenly miracles occur in Boletaria through the talismans. God has granted this accursed land with a special power. It is God's way of telling us we must stand up to the demons. After the dark arts spread across the land, quanto da dire? Miracles were witnessed once again. The will of God is clear. We must defeat the demons, annul the curse of Boletaria, and purge the evil magicians who manipulate those accursed souls. As you know, souls are a source of evil power emanating from the demons.
King Alant was overcome by a lust for such power, and has placed Boletaria in her present predicament. Old Freyk and the Candle Maiden are no exception. Ah. We must defeat the demons and purge the evil. Ok, ce l'abbiamo fatta. Heal, antidote, cure, regeneration, second chance. Hidden soul. Banish. Banishes black phantoms near the caster to their own world? In che senso? I black phantom intesi come invasori? Ma... grazie, Sora. Fantastico. Questo ragazzo mi segue da quando ha 10 anni. Grazie, grazie di cuore. Non è un piccolo dono, è enorme. Sempre, tutto. Quello che fate. Intende altri giocatori, ma non quelli del gioco. Quindi i Black Phantom, nemici NPC, non vengono cacciati via. Ok. Ah, ira degli dei. Dragon Demon's Soul. Che figata. Ma via... No, dai, non posso... Non posso, non... No, devo potenziare... Voglio assolutamente potenziare... Yes, I said, but you... Oh, ho perso un paio di dialoghi in realtà. Devo veramente stare a dedicare delle anime a Fede perché voglio castare Wrath of the Gods e Second Chance. E oh, cioè oh. Thank goodness. The Lord has not forgotten me yet. For he has reunited me with Saint Urbane. I shall serve him and pray with him. And thus express my faith in God. Mbasa. Mbasa. Sì, Robogi è decisamente stancante, sciocco, stucchevole e patetica il modo di comportarsi degli utenti nella console war, lo so. I plan to bequeath all my possessions to Saint Urbane. My grandfather's articles may contain more miracle stone shards like the one he gave me. It has no intrinsic powers in and of itself. Saint Urbane can hear the voice of God through it. Oh, I can hardly believe it. The fact that I am helping to save the world. Oh, Saint Urbane. Basa. Hai due scelte qua. O prendi Ira degli Dei, o prendi Tempesta di Fuoco, Miracolo e Magia ad Aria. Allora la seconda. Oh, ma questa è... Non voglio dire cose volgari. Non voglio dire cose volgari e non lo farò. Facciamo il Signore, ragazzi. Better than having you bother Sage Freyk. Oh, sono più intelligente di te ormai! Ciccio! Allora, su potrebbe esserci qualcuno in realtà. Però abbiamo l'audio in loop e volevo resettare il salvataggio. Devo aspettare per Yurt. Devo aspettare per Yurt. Ricordo il consiglio che ho ricevuto, ma devo aspettare per lui. E immagino che Mefistofele e Yurt e forse anche la strega appaiano qui, giusto? Allora. Non posso saperlo io, Marco. Quello che succede con i pre-order delle console ultimamente è un po' caotico, quindi vediamo un po' che cosa succede. Dipende da loro. Allora, a questo punto o proseguiamo qui o qui. E io direi per ora di andare dritti alla Old Hero Ashstone. Qui l'audio sta impazzendo, ora lo resettiamo. Tutto ok, Demon Souls? Perché? Perché? Perché è Cash Bleo?
Devo fare prima il 5-2. Aspettate, no, non credo ci sia un motivo. Cioè, era un consiglio di gusto, di contenuto, di esperienza serale, o ha un senso? Ti sei inoltre perso un oggetto interessante sul ponte dei Main Eaters, nascosto sul bordo. Darò un'occhiata. Ok, ho piena libertà. E allora per ora proseguiamo così. Ah, siamo... Ah, c'è subito la... Ok. Il Bloom, ragazzi. Vediamolo qua. Ah, l'ho presa la spada nascosta, ok. È mostruoso. A questa risoluzione è evidentissima la forma. È come una farfalla fusa a una manta. È terrificante. Ciclopica. Mostruosamente bello, sì. Ok. È una mantalla, sì, esattamente. E sapete che ve lo dico qua in maniera un po' estemporanea, ma non vedo l'ora, un giorno non lontanissimo ma non vicinissimo, di fare un importante upgrade alla camera con cui vengo ripreso, e si vedrà. Merda. Ok. È la prima volta che riesco a muovermi così facilmente dinanzi a queste bestie. È quasi tiro al bersaglio, esatto. Finalmente, direi. Per la prima volta lo è. Leggiamo dopo, eh? Guarda... qui l'emulatore ha un problema. I proiettili sono invisibili. Molto bene. Ottimo. Una spada grande leggendaria con una lama puntigliosa, chiamata For One Who Calm Storms. Ok, il nome di colui il quale calma le tempeste. Si dice che gli antichi, che i progenitori degli Shadowmen calmavano le tempeste e le nuvole nel cielo. Ora abbandonata, con molto del suo potere perduto, è una media spada larga. Tuttavia, se usata nella foresta monolitica, dove
gli spiriti ancestrali riposano, potresti essere in grado di risvegliare il suo antico potere per spezzare i cieli. Cavolo. Frastagliata, Thorne. Sì, esatto. Ma ho preso una bella pizza, eh? E secondo voi adesso posso provare a utilizzare questo potere su di loro, no? Vediamo un po'. Sì. Il range è pochissimo. Speravo che fosse super pro. Ma no, fa schifo. Triple kill. Con il cambio di target. Non vedo nulla. Ok. Sì. Beh, sti qua da maghi siamo molto avvantaggiati, per carità. Questo è colossale, non mastodontico. Se volete giocare a D&D. Ok, man. E ora che non vedo i proiettili? Ma è meglio... Ma è meglio castare! Dammi il Chris. Ok. Ok. Proiettili invisibili, eh? Questa sarà... Allora, ci casteremo Warding, sì. Ma prima spezzettiamo le piccine. Due. Sì. Dove scappi? Lo sapete che in realtà io sono contentissimo perché stiamo facendo a shitload
of Souls, vero? Si è invulnerabili durante l'animazione, figo. Ma non doveva shottarmi, io ero sereno, avevo 30.000 anime di là. Non doveva shottarmi! Perché mi ha shottato? Mi ha sempre fatto mezzo danno! Sempre! Ma dov'è l'equilibrio di gioco? Grazie, Diego. Fight. Anche per lui, assolutamente. Oh! Luca! Un raid di mangaka, grazie! Ma che dono, è la prima volta! Benvenuti, benvenuto! Grazie di cuore! Questo è un universo particolare per te! Ma non molto diverso a livello creativo. Grazie. Ma che fastidio aver perso 30.000 anime e voi non avete idea. Wow, 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 che stai facendo tu? Ah, ok. Pensavo peggio. I casi sono due. O mi ha fatto un headshot, o Ward si è cancellato. Mi aveva fatto tanto così prima. Vabbè, almeno recupero, ragazzi. Allora, devo andare a recuperare le anime. First things first, ok? È scomparsa guardia, infatti, ovviamente. Ho visto... Sbaglio, ho visto la codazza del gigante.
Io una cosa volevo fare. Recuperare le lucertole affinché potessi poi farle respawnare con la morte del boss. Oh, non me l'ha fatto fare, eh. Ok, ora dovremmo aver vinto comunque. Anche perché stiamo con potere. Pensavo. Mi ricordavo danni diversi. Ok. Oh! Vieni qua, ciccio. Ma... Ah, ho schivato la cieca. Beh, ne è valsa la pena. 40.000 anime e non ho mai preso l'anello che aumenta. A me quella cosa intriga particolarmente, eh. Dove appare l'arcipietra? Ecco qua. E c'è qualcosa qui da raccogliere? Sono in overweight. Ah, Pure Cloudstone. Ok. L'ho visto. E in teoria l'anello per le anime non ce l'ho. Ok, Chunk Cloud. La Cloud era. Ah, per gli scudi. Dite che ho l'anello per aumentare le anime. Ring of Avarice. Avarice. Oh, la pronuncia non sono sicuro. Avarice. Direi Avarice. E quando l'abbiamo... Ah, l'ho preso all'Atria. Ah, ok. Ok, 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 ok. Ok. Fantastico. Avrei dovuto mettermelo prima della morte del boss. Decisamente avrei dovuto. Però ora siamo nel mondo 4, e quindi quali sono gli eventi Pure White al 4? Ah no, li abbiamo già fatti, perché eravamo già Pure White. Allora. Soul of the mind, key to life's ether. Soul of the lost, withdrawn from its vessel. Let strength be granted so the world might be mended. Ok. Abbiamo fatto un investimento meraviglioso. Troppo figo. E... Ora ti rispondo, Anthony. Ragazzi, ma la musica non è sempre stata questa. È perché stiamo completando i... Ok. Un ragazzo mi chiede, Mike, cosa ne pensi dei 180 video di aiuto su PS5 nei confronti di Demon's Souls? Io ho risposto a qualche commento online a riguardo e... Ragazzi, io su questo sono incredibilmente d'accordo ed eccitato all'idea. È fantastica! Perché l'avete visto all'inizio di questa diretta... di questa serie, nella collector europea di Demon's Souls, c'era una guida. È perfettamente coerente con quello che è effettivamente in realtà un sistema per il quale il meccanismo di cercare una guida o il modo in cui si supera una sezione, chiunque lo andrebbe a cercare su YouTube. In questo caso, lo UI di PlayStation 5 integra, attraverso gli sviluppatori stessi,
la guida strategica ufficiale, che c'è sempre stata nel gaming, sempre. Ora è semplicemente evoluto il sistema, ed è una cosa fantastica. Non dovete usarlo, non è l'autoplay, ok? E tra l'altro, Demon's Souls aveva una guida cartacea dentro la Collector. Ce l'ho, ve l'ho fatta vedere. Capite cosa intendo? Ditemi cosa ne pensate, eh? Ok. Allora. You have a heart of gold. Non posso. Ah, infatti. Oh, oh, oh. Grazie, Ben. Crives, anche a te, grazie di cuore. Allora, qui abbiamo fatto una gran figata. Sono super preso. Andiamo a parlare. Second chance. God. Ok. E I can forge weapons. No interest, eh? I can tell you. Perché leggo un no in caps lock? Cos'è successo? Sto cercando di andare a comprare un talismano. God bless this brave Umbasa. E vabbè. Con l'anima del guerriero ci potevi fare due cose. Second chance è un'arma che aumenta molto il drop rate degli oggetti. E vabbè, ma siamo arrivati al mondo 5. No, l'anima del castaway era quella del drago, non quella del guerriero. Però è interessante. È vero, ci sono le armi dei boss. E mi pare che il potenziamento fosse... dopo il più 5, giusto? Dove posso... C'è qualcuno che mi vende un talismano? My. Più 7. You have rescued the honorable Ix. No favor better. Ah, forse l'ho depositato. Sì, ma quindi avendolo depositato, d'accordo, ma c'è un NPC che lo vende? Per curiosità, per completezza, per consapevolezza. No, I can tell. Allora. Hai più 8 per fare le armi dei boss. Quindi prima che entrino in gioco gli ultimi pezzi di... O no? Devo controllare quando cominciano ad esserci chunk. Comunque, take item. Ecco qua. You have a... Ah, ok, all'inizio del mondo, quindi ok, d'accordo. Allora... La domanda adesso è: il Boletarian Palace è in pure black? Qualcuno, rispetto all'oscurità dell'estetica, da veterano, diciamo, alcune armi da più 6, d'accordo, si riconosce come pure black? Penso di sì. Mi sembra pure black, riferita anche all'altra in alto a destra. Non è in pure black. Serve un'altra morte. Ok. Deve essere proprio nero. Figo. Ok. Vediamo. Tanto non ci costa nulla, ragazzi. Anzi, guardiamolo quanto più possibile in tempo reale. Controlliamo adesso con cura il colore. Il libro è ocra. Ok. E...
Armor broke. Ok. Ora torniamo al Nexus. Comunque quello che stiamo facendo secondo me è fighissimo. Sono proprio contento di come stiamo gestendo le tendencies, perché volevo raggiungere questo obiettivo in diretta con voi, studiandomi Demon in interazione. Però non era facile avere una garanzia che questo potesse accadere. Siete stati fantastici, ci stiamo veramente divertendo e è effettivamente un po' più buia, credo. O è effetto placebo. Era già impure. Ok. Beh, the more you... Minchia. The more you know, ragazzi. Era già pure black. Ma non c'è niente di male. È semplicemente una morte in più da fare una volta ottenute. Quante... Abbiamo 27 stone of ephemeral eyes. No, non è colpa del 4K perché quelli sono sprite, non vengono influenzati. Ok, e la luminosità, sì, la luminosità può aver tratto in inganno, esattamente. E ora, Lichmonger Archstone. Sì, è sicuramente la luminosità. Quella sì, quella avrà sicuramente fregato. Ok. Qui abbiamo qualcosa che nel remake citerò parecchio. L'esempio più lampante di level design nei Souls che utilizza il fuoco e le luci per dare un indizio. Wow, terrificante. Guardate. Ok. Scusa. Vado a prendere lo scudo. Sì, la città infame in confronto a questo è il paradiso, sono d'accordo. Infatti mi intriga moltissimo rigiocarla con voi perché credo che sia una delle ambientazioni più importanti in assoluto da condividere insieme. Nel modo più assoluto. È una mappa complessa. E benvenuto sapone di sale Ashk. I danni! Oh no. Au! Ah, quello è uno shortcut. Myrdan Hammer. Vediamo se riusciamo ad aiutare l'audio, ma credo che questa parte sarà un incubo, sound-wise. Ho riparato l'armatura, sì. Meglio, ok. Però, vedete, mi sono già stupito di una cosa. Io sono sceso pensando di perdere parte del percorso. Oh, acuto. Ah, ma in realtà l'avevamo già questo, no, non ci serve. Non possiamo neanche...
Curiosità, il Myrdan Hammer è un'alabarda che fa danno blunt. Una roba mai più riproposta nei Souls. Wow. Non so se esplorare attraverso il confine. Ma qui come ci si dovrebbe spostare senza erbe acquisite o comprate? Non esplorando nella melma? Ti attacchi. Bene. Cosa sono quelle cose? Ti riempi di regen. Capito. Ammazza quanti dettagli, ve guardate quanti. Sono quasi funghi. 28. Perché qua è pieno di percorsi che io sto ignorando in nome della ricerca di queste cosine qua. Ah, quest'area nel remake sarà incredibile perché avremo profondità di campo. Qua praticamente le cose non vengono neanche renderizzate oltre una certa distanza su PS5, invece lo saranno e come. Sì, meduse, sì. L'attacco in corsa è fantastico per chi gioca i Souls, questo trucchetto è abbastanza classico. Il ragdoll potrebbe... Ah, non posso rollare. Mi piacerebbe capovolgerla. Ok, abbiamo raggiunto l'altra parte. Wow. Della nebbia. Mi ricordo questa cosa, di averla trovata in riscoperta. Vediamo dopo, eh. Magari riesco a aprire uno shortcut di qua. Ma... Ah, davvero Zekrom? L'anello ha una regen importante? Ok, non ho lo scudo dell'aggiudicator, però a questo punto provo molto volentieri e grazie, anzi. Peccato che non sono cumulabili. Ah, è vero! È vero, è potentissima questa regen! Vi ricordate l'anello della rigenerazione di Dark Souls 2? Tipo ogni 4 secondi 2 HP. Non so se vi ricordate. Proviamo incantesimi di fuoco, sì. In questo caso la perforazione sarebbe stata meglio. Pericoloso. Eh sì, il regen HP è stato nerfato in Dark Souls proprio a causa della potenza che aveva in Demon's Souls. Le armi Faith rigeneravano, ma è italiano, e staccavano con lo scudo. Beh, in Dark Souls 2 puoi fare una cosa del genere, un pochino, mettendo insieme varie cose.
Sembra crollare sta roba. Un indizio. Mi piace che ti dicano che il fuoco è efficace, ti rende efficiente. È incredibile l'enormità dell'anello della rigenerazione. È completamente fuori scala. È fuori di testa l'anello della rigenerazione. Non ci sono le barre dello status. Che erano brutte, per carità, in Dark Souls, eh? Quelle cose che se fossero criticate nei Souls non sarebbe un errore criticarle queste, eh? Che schifo! Che schifo terribile! Che orrore disgustoso! Ah! Nessuna barra qui. Ma anche il simbolo del veleno dovrebbe... Vabbè. È molto grezzo, eh. Secondo me queste cose nel remake sono state corrette. Perché si tratta proprio di piccole... manchevolezze, diciamo. Se pensate alla storia di... di From Software, infatti... ci sta. Qua abbiamo la Moonlight. Sì, eh. Ma come? Ah, spawnano. Oh, dai. Vabbè, allora ci andiamo dopo. Sì, c'è il simbolino del teschio, ma il build up del veleno non lo vedi. Ed è piuttosto importante. Nel management dell'area. Ok. Kiting. Kiting con grande attenzione. Vabbè, facciamola bene quest'area perché sapete, non abbiamo ancora aperto lo shortcut. Ho fatto una stronzata enorme. Due, ne ho fatte due. Ora, non ho ricaricato gli MP. Come andrà l'avventura di Mike? Bene, perché consuma un cavolo. Ehi, second chance! Io giocavo convinto. È a tempo. È a tempo anche second chance.
Non l'avevo usata Second Chance per niente. Assolutamente no. È a tempo. E non ero avvelenato. Ah, hai capito te. Dai, sarebbe bellissimo se avesse funzionato. Allora, a questo punto non era mia intenzione morire, chiaramente. Ma questo è Demons. Quindi Second Chance dobbiamo castarlo nei momenti giusti. Quando stiamo in procinto di fare cose poco sicure. Quindi allora, intanto puliamo. Verremo avvelenati, ma hey, non importa. Tanto ci dovremo camminare comunque. Ah, tra l'altro guardate, queste sono quelle meduse però consumate. C'è qualcosa qui? No, è l'ambiente. Giammi, se avesse avuto la durata fino alla morte, avrebbe funzionato. Perché lui ci ha dato un colpo mortale, ma siamo morti senza subirne un altro. Aia. No, no, l'abbiamo già droppato. Ah no, ok, vabbè, allora, chissà perché. Allora, per ora in questo percorso centrale... Aia. Vedo poco materiale, nel senso che non ci sono isolotti. C'è un drop laggiù. Che bei suoni. Che bei suoni. Stiamo attenti a non correre troppo, perché se ci fossero altri giganti ci troveremmo al centro di un agguato, perché si nascondono molto bene nell'oscurità e nella poca profondità di campo. Gli attacchi in corsa della katana sono divini. L'affondo shot. Ok. Ciao Mike, ti volevo fare questa domanda. Quale sarà il primo gioco che giocherai della next gen? Astro. E ne riparleremo. Ne riparleremo. Ok. Sì, diciamo... Ecco, volete un aiuto su come descrivere... Ehi, volevo... Su come descrivere Demon's Souls? Ah, magari si è disattivato perché ho ricaricato la partita, chi? Può essere. Facciamo attenzione a... a quello che accade nella schermata. Ah, non è a tempo, è perché ho ricaricato la partita. Ottimo punto di vista. Ok, ok, ok. No, non ero morto per il veleno. Vi garantisco... Avevo HP, non sono morto per il veleno. Oh, magari mi è sfuggito. Non lo escludo. Ok, loyalty. Darò un'occhiata alla Moonlight, ma so che scala su Fede. Ecco, vedete, Demon's Souls ha questa particolarità incredibile di avere un'atmosfera insostituibile, anche grazie all'essere grezzo e poco smussato. È un peggior videogioco, non ci piove, ok? Rispetto a avere quei difetti non presenti, ma l'atmosfera ne subisce effetto. Cook, Marvin, Shintrop, grazie. Benvenuti, benvenuti.
Allora. Ma è Matilda. Ero morto. Ero mortissimo. Io volevo fare un Perry, ma Warding, volevo castarmi Warding. Ho visto che mi mancavano gli MP. Mi ha distratto che mi mancavano gli MP e l'ho presa in culo, per essere un po' schietto. Allora. No, porca! Oh! Volevo farle un parry, non volevo combattere con i cast. Permettetemi di godere delle mie forme di combattimento preferite. Non sarà difficile tornare da lei. La presenza di Black, comunque Red Phantom, all'interno di Demon Souls. Che cosa significa esattamente? Perché sono qui? È tutt'altra cosa che Mildred a livello di narrativa, eh? Allora, ora saremo un pochino più... smaliziati con l'area. Possiamo andare qua, tirare un po' più dritto, vedere se c'è qualche oggetto qua giù. Fare... cioè la morte ci sta causando un'esplorazione... paradossalmente più precisa, ma più spezzettata, perché noi qua cerchiamo, ecco, una cosa veramente intelligente e affascinante è che è la luce a farti indirizzare, non soltanto il fuoco, ma la luce degli oggetti. Questa è una cosa molto figa, molto figa. Allora, qui avevamo raccolto l'oggetto. Ecco qua, ecco laggiù le nostre anime, che spettacolo. Quella è la mannaia che aveva Scenia, giusto? Mi sbaglio? Può essere la mannaia che aveva Scenia? No, mi sa... forse... ah, è quella, ok. Ah, non posso mettermi Warding! Non è che mi mancavano gli MP. Mi sembrava un NPC, mi sono spaventato. Dov'è? Ragazzi, ma ce la siamo persa? Lei può combattere agilmente nella palude, tu no. Perché non sono stupito? Ok, questo è dove siamo partiti. È un peccato, sia per gli unknown soldier che per quelli leggendari. E neanche si avvelena, ma ci mancherebbe altro. È a casa. Pensate l'audio 3D. Mamma mia.
Grazie, Cole. Meravigliose parole. Grazie a tutti. Perché comunque mi fate sentire molto con queste condivisioni. Grazie. Ok. Mi stavo distraendo per... Sì, ma dov'è lei? Credo che fosse in qualche modo importante, no? Mi ha purgato. Mi ha fatto del male. Mi ha fatto del male. Non ero pronto come pensavo. Il moveset è super originale. Broken Sword. Finalmente. Sono molto contento del numero di oggetti trovato, ma non sto... Sì, lo so che... Ecco, se volete vedere quanto casalingo sia Demon's Souls, il catering in certe cose lo dimostra. Cioè, questa cosa è eloquente. Cioè, questa cosa deve esserci nel remake. Deve. Nedi, benvenuto. Perché è preziosissima. Ok, andiamo verso il gigante a questo punto. Qui abbiamo la prima trappola. Ok.
Qui doveva esserci l'agguato, ma... Ok. Laggiù c'è la nebbia. E qui abbiamo l'invasione dello schifo. Oh. Sono concentratissimo, ragazzi. Qui non si può salire, mi sembra evidente. Si potrà salire da un'altra parte. Questa è una mappa che ho capito alcuni percorsi, ma solo due su probabilmente sei che sono qui. Paura, mi son preso. Vedo che avete... No! Pensavo che aveste... Oh, ma si è avvelenato! Pensavo che avesse... Che, cioè, che avesse un equilibrio chiaro, ma... Non gli si era completamente svuotato. Uè. Belli 600 danni. Cos'è quella cosa? Ah sì, è vero, c'erano quelli con gli occhi illuminati. Mi chiedo cosa sia dargli quel potenziamento. Ah, era sanguinamento, non era veleno. Ok, giusto, Sagat. Ok, vedo che la stamina dello scudo ha funzionato. Volevo... vabbè. Cioè, sapevo che non sarei morto grazie a Second Chance, ma sapevo anche che si sarebbe dovuto stordire poco prima di uccidermi. Cosa che non ha fatto. Second Chance è particolarmente rotto, ma anche l'unica cosa nei Souls che posso dire è decisamente non ingiusta nelle cose rotte rispetto a quello che è Demon. Cioè il gioco in cui viene inserita. Ok. Oh, pam, pam. Shard of Feinstone. Altri insetti. Sì, c'è anche in Dark Souls 3, ma non è così forte in Dark Souls 3. È un pochino più modestina. Marrowstone. Fatta per coltelli e armi che fanno facilmente critico. E che quindi hanno in qualche modo più... multiplier di danno.
E la Marrowstone la farmi solo qui. E sì che lo platinerò su PlayStation 5, certo, insieme a voi. Non c'è niente qua. Ah, funziona come in Dark Souls, un po' meno. Molto meno. Sì, c'è Celine in questa mappa, ma non mi ricordo se è da Pure White o cioè, se c'è sempre. Boh. Non posso proprio ricordarlo. Con Shenya l'abbiamo conosciuta. E abbiamo anche ottenuto la sua armatura. Rischioso! Non ci sarà la sesta pietra, no? Non potevano permettersi di creare contenuto da zero che non fosse di From Software. Qui abbiamo il suono delle mosche che si è turbo glitchato. Oh, che sollievo, che sollievo. Aia! Che schifo! Ehi, perché cura così poco? Non dare il calcio! Sono molto più pericoloso di quanto pensassi! Ah, il veleno dimezza la quantità di cura. Ma non c'è, c'è, no, c'è, c'è. È tutto incredibilmente cattivo in Demon's Souls. È veramente tutto cattivo. Large Sword of Moonlight. E la leggiamo dopo, eh. Non voglio stare qui. Chunk of Suckerstone. My guiding moonlight. My true mentor. My guiding moonlight. Che brividi. My sight all along.
Che disastro. Hey, I know you. Won't you buy something? My... Ma quale Poor Child? Non lo vedo. Ma costa tutto tantissimo. Accidenti. Armature pesanti. Che bello sarebbe. You wretched penny pincher. Just like the children of the poor die, is that? Please. Finished already. I only want my dear boy to be happy. Se non ci fosse la tendenza, sarebbe morta. Dempsey, benvenuto. Cinque. I tipi della torcia di Dark Souls 1 hanno una piuma in mano a confronto. Ma in realtà non è vero. Allora, in realtà sono stato un po' meme e un po' meno attento a non morire dopo Second Chance, perché parte del mio cervello mi stava facendo pensare: non converrebbe incontrare prima l'NPC? O non serve? Mi sono dimenticato di lui. Se lei dopo aver fatto storia. Non c'è se non sei in Pure White, ok. Allora forse siamo già apparsi dove sarebbe stata, ok. Come faccio a sapere quanto manca il veleno? Che tra l'altro credo di non poter nemmeno buffare l'arma essendo magica, tra le altre cose. Fantastico il regen. Vedete, questa è la strada palese, no? Calmo, gigante. State calmi. È un oggetto quello.
L'NPC sta subito a destra dopo la prima nebbia su un isolotto, ma ora non dovrebbe esserci, ok? Allora, non mi serve salire. Ah no, forse salire serve, perché c'è lo... Sì, c'è la barricata. Ok. Allora. Corriamo, ignoriamo i nostri amici trappoloidi. Perfetto. Ai! Perfetto. 3 minuti di veleno è tantissimo. No, non mi fido di te, Demon Souls. Sì, sto per usare Second Chance, infatti. Guardate l'abbraccio del... Ok. Perfetto. Pensate, pensate con 8 vitalità l'altra volta cosa sarebbe stato qua. Oh, in realtà penso qua... Paradossalmente penso quasi uguale. Ma il suono... Ma no! L'avete riconosciuto? Un giorno porterò la Lord di Demon Souls. Sì, è il suono del miracolo Grave Lord di Nito. E poi guardate che bello il fatto che ci abitino. Questi sono dettagli super importanti. Super importante. Widows. Il loto della vedova. No, era bellissima questa cosa che ho fatto. Che poi ti spingono da zero, cioè... Neanche ci fosse energia cinetica a dar loro. Sono rottissimi. Si overbuffano. Credo che siano molto parriabili. Però il fatto è che finché abbiamo un personaggio mago, leggero, senza vitalità, eccetera, è un po' drammatica la situazione. Non si vede un tubo ed è tutto claustrofobico. Il che ha i suoi vantaggi. Per loro. Ma follia! 5-2. Oh, sono contento, Mad Aether. Io l'ho detto quando l'ho ricominciato insieme a voi. Che chi non lo conosceva avrebbe visto quanto bastardo sia Demon Souls. Che diavolo? Oh, questi sì che vorrò vederli nel remake. Io ho visto il...
l'oggetto là in fondo, ma credo che ti faccia, ti costringa. Ah no, ok, perfetto. Dov'è la trappola qui? Ma qui abbiamo diverse cosine. Io sono catturatissimo dal fatto che il labirinto sembra essere eterno. Ok, qui da dove siamo arrivati? Ok. Le mie risate da hardcore gamer. Scusate, ho letto un commento. Ok. Vabbè, qui siamo ormai al limite della mappa, ma io devo prendere gli oggetti che sono là sotto. Devo capire quali sono, cosa nascondono. Il remake sarà fatto su Pureia come blind run, tra virgolette, e su Twitch ci sarà tutto il resto come altri extra live, magari al day one se lo ricevo in anteprima e così via, ma il contenuto sarà uno spirito. Ok, ora possiamo andare. A meno che non ci sia. Certo che io fossi negli sviluppatori di Bluepoint, con tutto il rispetto che ho per l'originale, un anellino magari da sbloccare in qualche modo sagace che ti fa correre più velocemente nella melma, lo metterei. Ok. Smettetela. Treno. Temevo che fosse tossicità, ma a quanto pare no. Ehi! Ce n'è un altro. Infatti, l'avevo visto prima. Basta un po'. Esatto, ecco l'oggetto super segreto del New Game Plus. E poi magari c'è un oggetto in Demon's Souls che te la fa fare, non me lo ricordo. Ah, è qui che si apre lo shortcut. Dai, sicuro. Devo aprire lo shortcut, altrimenti impazzisco. Dai. Dai che ci siamo!
Fammi passare. Non cadere, non scivolare, non scivolare. Pure lo shortcut è difficile. L'ho fatto prima io l'attacco in corsa. L'ho fatto prima io l'attacco in corsa. Ma lui ha i frame di attivazione tipo meno 2. Esatto, esatto. Michael, esattamente. È stata una delle cose più difficili dell'esistenza su questa terra che abbia mai fatto. Allora. È una merda. Bellissimo. Grazie. Io esplorerei ancora, ma secondo me siamo in green light, possiamo andare. Specialmente perché torneremo qua in pure white, quindi. Ehi là. Ah, quello era la night kill move, ok. Va bene, grazie. Shard of Flintstone. Ma c'era una nebbia prima, forse non potevo raggiungerla. E sto andando ora nella direzione giusta. Ah, infatti, ok. Eccoci qua. Stai calmo. Credo che tu sia particolarmente debole al fuoco, colosso. Cosa sei? Con le gabbie. Che fico. Oh, ma ha una testa! Ma chi ha mai visto questa cosa? Le torce tolgono i parassiti.
Tra l'altro design particolarmente banale. È il Bau Bau. Ma ha una cacca di sterco raro al posto del cuore. Carina molto l'idea del... cioè molto carina l'idea del... del fuoco per togliere le... forme parassitarie che ti lancia addosso, ma... è un bidone dell'immondizia, esatto. No, no, non preoccupatevi dell'anello. Vi ringrazio, ma il quick swap non era il momento per farlo. Non preoccupatevi, grazie però. Ok. Allora. E se ora vado qui... Allora, qual è il vostro consiglio? Perché in realtà... vediamo un po'. Qua c'è scritto... c'è un... ok, avete ragione. Sono umano. Allora fermiamoci qui. Fermiamoci qui. Perché la prossima volta dobbiamo stare molto attenti, molto attenti a quello che faremo... a quello che faremo con l'NPC in 5.3. Perché c'è un oggetto da darle che si trova in 5.2, mi sembra, ho letto. E per far sì di avere l'evento bisogna aver ucciso il Black Phantom. Ora... Galvinland ha un dialogo se sei in forma umana, così come il Boya. Ah sì? Ah, prima fai Astrea, ok. Vabbè. Probabilmente il dialogo... non è rischioso, vediamo un po'. La spada adesso la vediamo, tranquilli. Tempo al tempo. A sto punto lo stiletto non serve più. Ma aspetta un po'. Ah sì, è femminile. You have a heart. Ah, vabbè, sì, era... ok, vabbè. You come back. Ok, allora vediamo un po' se... ora siamo umani, siamo super safe, andiamo qui. Vediamo, vediamo. Poi sono molto curioso di sapere... non è sicuro che passi da Dario, ragazzi, non è sicuro. Mi piacerebbe, ma non è certo. Dipende da un po' di cose. Però di sicuro è interessante cercare di capire perché il Dirty Colossus era qui a difendere il luogo. Eccola là. Ecco Garlvinland, lì. Quanti.
forth, Galvinland. Il blur. May you be unharmed. Non andrà così. Leave us, slayer of demons. This is a sanctuary for the lost and wretched. There is nothing here for you to pillage or plunder. Please, leave quietly. È praticamente Priscilla. Ma scusate, eh. È arrabbiatissimo! È arrabbiatissimo! È mia la prima fila! Wow, tutti calmini, tutti calmini, tutti calmi, tutti calmi. Tutti molto calmi. Ah, nell'originale Astrea è molto meno vittima? La traduzione l'ha resa più santa? Non ho mai visto resistere così tanto Astrea. Guardate quante animazioni. Si sta curando! We have done no harm to you. Your abandonment of us punishment enough? How long must we weather this cruel fate? Che cosa ha con sé? È tipo Quelan. Ha assorbito l'oscurità per... Cruel. Non ho mai sentito tutti questi dialoghi di lei. Ah, Garl muore se la uccidi. Oh, ok, ok. Ma questa è una cosa molto più originale rispetto alla strategia normale, quindi voglio continuare a vedere che succede. E poi si vede anche bene il suo volto in 4K. A me sembra vivissimo. Anche un sacco incazzato.
Allora, non saranno 25.000 anime a farmi rovinare lo studio delle tendenze. Stormfang l'abbiamo finito, quindi ora ci uccideremo. Beh sì, sto sperimentando quello che succede nei boss, cioè sono molto curioso anche di capire quello che accadeva. Abbiamo già fatto tutto in Stormfang, giusto? Sì. Sì. Ok. Cioè, 25.000 anime sono una perdita perché è un livello, per carità del cielo, lo sento. Ma ho tolto il miracolo che mi faceva tornare a casa e in generale mi incuriosisce di più vedere come vanno le cose perché... Non credo ci siano più... Non ci sono più i piccoli di Re della Tempesta in... quattro finale, vero? Ma infatti ora ci torno, figuratevi ragazzi, non preoccupatevi. Ah, ci sono le mante! Allora si turbo farma, ragazzi. Cioè, facciamo decine di migliaia di anime. È meglio di fare meglio del demone. Ok, ancora... La lentezza! Ora, Garl, ci sarà ancora? È morto! È morto! Non c'è più! Ma come? Ha mollato! Minchia, ha 100 di difesa magica. Ok. Ok. Sì, queste creature sono infanti. Sono spaventose. La piaga. Ring of Sincere Prayer. Però qua è pieno di oggetti preziosi. Pure Mercury Stone. Pure Mercury Stone. Quindi vale... Cioè, fare suicide run qui dentro è importantissimo. Oh, grazie Kentati, sì. Grazie. Grazie del dono. Ah, sono tutte erbe curative? A parte... Ok. Ok, ok. Prendo atto. Il leggero Cetric Arons. Alla faccia di sono solo erbe, ragazzi. Ok.
sono le Three Allies. Perché c'è Vengarl? Vengarl, vabbè, sì. Ma è rosso, è incazzosissimo. Ah, è per l'evento. Non devo ancora ucciderlo, ok. Ok. Lo lascio lì. Perché sono in pure white. Ok, ok. Va bene. Ah, è là, l'oggetto è là. No, non colpitemi! No! Ah, devo posso ucciderlo subito? Perché io sono molto timoroso nei confronti delle tendencies, lo sapete, ragazzi, eh? Se posso ucciderlo subito, lo uccido molto volentieri. Ok, ne riparliamo dopo allora, non voglio rischiare. Perché rischiare, ragazzi? Se c'è anche solo il dubbio. Ah, perfetto, eccoci qua. Conviene fare gli eventi pure white la prossima volta. Adesso depositiamo tutto, la prossima volta facciamo gli eventi pure white del 5-3 e andiamo verso il finale degli eventi pure black. Top. You have a... Allora, lo facciamo al finale della serie log. Non spoileriamolo. Ok. Devo anche le pietre, vabbè. Allora, vedete, scala su Fede, fa danno magico. La spada leggendaria che riflette la luce della luna, la luce lunare. Conosciuta comunemente in associazione al cavaliere del Moonlight Knight Bito. È una delle poche rivelazioni di Dio. Wow. È impossibile bloccare il danno con uno scudo. Accidenti, quanta roba. You have a heart of... Ci tratterebbe malissimo se noi dessimo il... se noi avessimo dato il pettine. Bito si chiama Bito o Vito, in base a come è stato tradotto. Anche perché appunto è stato citato prima, no? Vito. Se scala su Fede fa danno magico, cosa vorrà dire? Beh, che non esiste il danno Fede. Che non esiste il danno divino. In realtà, to be fair. Però capisco cosa intendi, loyalty. E secondo me, appunto, è esattamente così. Alla prossima, ragazzi. Grazie di cuore. Ci aggiorniamo. Quello che vi ho promesso, però, è che avrei parlato delle prossime dirette. Ok? Domani abbiamo il DLC di Nioh 2. Venerdì giocheremo su PS5. Non potrò farvi vedere null'altro che il gioco, ma giocheremo su PS5 e vi annuncerò una serie che farò extra come speciale occasione su Pureia, e potrò dirvi il perché. Ora non posso dirvi nulla, ma preparatevi a delle robe incredibili, perché sono rimasto folgorato. Di conseguenza mancano alcune patch correttive che tengo moltissimo escano
per mostrarvi al top Series X. Voglio farvi vedere Serie X, è quello che secondo me fa meglio di qualunque altra cosa, quando saranno uscite alcune patch, quindi non sarò lì subito all'embargo di Xbox, ma porterò in diretta anche lei e faremo delle gran figate con la nostra console, al di là di quello che sarà recuperare il backlog in 4K al top, nel modo più fico possibile, perché il boost hardware di Series X è incredibile. E ci aggiorniamo. Vi tengo aggiornati, ok? A presto, ragazzi. E bentornato, Nemesis.